27 anni, il tenente Josef von Schneider, che in quel mercoledì 23 maggio 1917 se ne stava steso e annoiato sul letto al calduccio della baracca del Nagrolin, sentiva il suo sangue carico di secolare nobiltà ribollire alla vana ricerca dell'azione, dell'attacco, dell'atto di eroismo che l'avrebbe eletto grande tra i grandi, facendolo poi tornare a casa con la loro corona tra i capelli. Gli si stringeva il cuore quando udiva dall'altra parte del laghetto di Loppio il deflagrare di qualche cannonata partita dall'altissimo in direzione dei trinceroni di Trues, che serviva agli alpini artiglieri più per provare a memorizzare le traiettorie e la direzione di sparo che per danneggiare le linee nemiche. Quanto avrebbe voluto essere anche lui agli ordini del comandante di Malga Trues, al quale avrebbe chiesto di affidargli una pattuglia di esploratori scelti tra gli Stanschützen più coraggiosi, con i quali a ogni ora del giorno e della notte avrebbe perlustrato i sentieri, le vallette, le cenge di quella parte di Montebaldo, avvicinandosi alle trincee nemiche, fino ad ascoltare in silenzio quel che si dicevano tra di loro in trincea i fanti del fronte opposto. Quella era la vera guerra, non l'insipido lavoro di osservazione e di controllo della Valle di Loppio, oppure l'incombenza di tener collegati utilizzando le segnalazioni ottiche le trincee austriache del Monte Creino con quelle del Nagiagrom, dell'isolotto di Sant'André in mezzo al laghetto di Trues dall'altra parte. Era perso in questi tristi pensieri e proprio in quell'istante venne disturbato da qualcuno che bussava alla porta dell'alloggiamento. Avanti! Era uno degli Stanschützen nei suoi ordini, un trentino di Drena, che conosceva quel versante della Val di Gresta come vi fosse nato. «Cosa c'è di grave, soldato Chiarani, da disturbarmi mentre sto riposando?» Il fante salutò il tenente mettendosi sull'attenti e portando la mano tesa al berretto. «Ecco, signore», disse con un leggero balbettio per l'agitazione, «non so se ho fatto bene a svegliarvi. Stavo riposando, Stanschützen Chiarani, non dormendo. Beh, comunque mentre ero su all'osservatorio grande, ho trovato qualcosa nel bosco.» «Fai cosa?» «Che cosa? Ha un nome e un cognome quel che hai trovato?» «Ho trovato una volpe, signor tenente.» «Una volpe morta?» chiese prendendo il pastrano e indossandolo. «No, signore, una volpe viva e anche giovane.» «Un volpacchiotto allora?» «Molto, molto volpacchiotto. Sembra nato da poco. Andiamo, vieni con me. Voglio vedere con i miei occhi.» Roberto Chiarani aveva preso la cassetta di legno in cui venivano conservati i binocoli e tutta l'attrezzatura per la vigilanza. L'aveva svuotata, rovesciata e deposta con cautela sul cucciolotto trovato nel bosco, imprigionandolo e bloccando ogni possibilità di fuga con un bel sasso pesante sistemato sopra. Josef Schneider tolse il sasso, piano piano sollevò la scatola e il musetto impaurito di un minuscolo volpacchiotto sbucò tra i fili d'erba in cerca di un po' di luce. Malgrado le molte battute di caccia che aveva sulle spalle, il tenente Schneider non aveva mai visto da così vicino una volpe viva, men che meno un cuccioletto che sprigionava simpatia e chiedeva solo cure amorevoli, un po' d'acqua e del cibo. «Come mai eri qui a più di 10 metri dalla tua postazione?» chiese al soldato mentre prendeva con attenzione in mano il furgoletto dal manto fulve con gli occhietti neri e vispi. «Beh, ecco, signore, avevo una certa urgenza e mi sono isolato un po', ma solo pochi metri, come può vedere.» «Hai finito il tuo turno di sentinella?» «Certo, sono venuto a cercarla solo dopo che mi hanno sostituito nella postazione.» «Bene, allora vieni con me. Facciamo un salto dal fogliere e vediamo cosa possiamo dar da mangiare a questo povero volpacchiotto.» Fu il nome, però. La prima cosa che la giovane volpe, quasi subito si scoprì che si trattava di una bella femminuccia, ricevette la sua Nagrolin. Da quel giorno fu per tutti Füchslein, cioè volpacchiotto in tedesco.
Poi venne il cibo e in quel primo giorno il furiere cominciò con un po' di latte, poi cercò di darle più sostanza con dei piccoli bocconi di pane nero ammorbiditi nel latte e infine provò con pezzi di pane intinti nella gelatina della carne in scatola. La volpina apprezzò quel sostanzioso banchetto acciambellandosi al centro del letto da campo del tenente Joseph per addormentarsi sazia e soprattutto felice. Aveva trovato una nuova tana, ma soprattutto adesso aveva una nuova mamma. Fu quella prima sera che Joseph Schneider realizzò lo scherzo che gli era stato giocato. Con tutti gli ufficiali di quella parte di fronte, proprio su un cacciatore provetto che prima di partire per la guerra aveva regalato alla giovane moglie Johanna un bel collo di volpe, doveva mettere gli occhi il destino? Il tenente allora si sdraiò accanto alla nuova venuta che si svegliò e andò ad accoccolarsi tra le braccia della sua mamma. L'uomo prese ad accarezzarla con dolcezza, lasciandosi andare a strane riflessioni. Se tu sapessi quante volpi sono morte uccise sotto i miei colpi di fucile, forse non saresti così docile, ma morderesti la mia mamma e scapperesti lontana. Dovevi essere proprio affamata, piccola mia, se ti sei lasciata comprare con un bicchiere di latte e mezzo pane nero. Comunque, domattina faremo la cosa giusta, vedrai. Il giorno dopo, il tenente Joseph prese con sé Fiusley e ordinò ai Chiarani di seguirlo. I due militari imboccarono il sentiero che dal Nagrolin saliva verso Valle San Felice e da lì deviarono a sinistra in direzione del Monte Santa Giustina. A metà della salita i due si fermarono in un piccolo spiazzo erboso. «Chiacca un bastone e appuntiscilo per bene!» disse il tenente rivolto allo Stanschütz, mentre infilava una mano nella tasca del cappotto e ne toglieva una corda robusta lunga un paio di metri. Quando il picchetto di legno fu pronto, piantalo là, sotto quell'albero, non troppo fisso per farlo entrare nella terra non più di un palmo di mano. Schneider legò un capo della corda attorno al collo di Füchslein e l'altro capo, il Chiarani, lo annodò al bastone infisso per terra. Adesso andiamocene senza girarci indietro, mormorò l'ufficiale, che però non potevano abbassarsi e dare un'ultima carezza sulla testa della volpacchiotta che chiuse gli occhietti aspettandosi altre grattatine sul collo. Il tenente invece si alzò e se ne andò, seguito dallo Stanschütz che aveva il cuore in gola. Roberto Chiarani parlò solo quando furono quasi all'altezza di Valle San Felice. Così però l'abbiamo condannata a morte sicura quella piccolina. Schneider, con lo stesso pensiero, se lo portava in fondo al cuore, fin da quando avevano abbandonato Füchslein nella radura mezza montagna. Il picchetto non era piantato in profondità e secondo me la cuccioletta se n'è già liberata e adesso sarà in cerca della sua vera tana. Infante non osò ribattere subito, ma dopo un altro vetrato di sentiero in discesa non seppe trattenersi. E se ieri la piccina si fosse persa su all'osservatorio solo perché la sua mamma era morta? Pensi a quanto tempo è rimasta da sola sotto la cassetta di legno. Non crede che sua madre, se fosse stata viva, l'avrebbe subito sentita e che si sarebbe data da fare fino alla morte per liberarla? Noi invece l'abbiamo salvata, l'abbiamo nutrita, le abbiamo offerto una seconda possibilità. Ma poi oggi l'abbiamo delusa un'altra volta, servendola su un piatto d'argento a qualche grossa pantegana sul Monte Santa Giustina o a uno dei tanti cani randagi che girano da queste parti. Joseph Schneider si bloccò in mezzo al ghiottolo, si girò lentamente con due occhi scuri e seri, aggrottò la fronte ed esclamò: «Hai ragione, Chiarani. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato io. Torniamo indietro e andiamo a vedere che fine ha fatto la nostra piccola amica». Il sole era già basso in cielo quando i due arrivarono alla piccola radura, ma di Füchslein non c'era più l'ombra. La volpacchiotta aveva strappato il picchetto da terra, se l'era portato via chissà dove, lasciando solo un misero foro per terra che ben presto sarebbe svanito sotto la prima pioggia. E la stessa cosa sarebbe probabilmente capitata anche alla cuccioletta. Roberto Chiarani sentì le lacrime riempirgli gli occhi, ma seppe trattenersi davanti all'ufficiale, che invece si chinò
Sfiorò con le dita quel che restava del foro e imprecò sottovoce in tedesco per non farsi capire dall'altro. Poi si alzò in piedi e sospirò rassegnato. Torniamo a Narolin. La guerra ci attende. E quel che più importa, ora. Fu un ritorno silenzioso e lento quello dei due soldati che scesero lungo il sentiero immergendosi via via nella notte. Arrivati alle loro postazioni, il Chiarani sparì nella trincea mentre il tenente raggiunse la sua baracca. Chissà perché, si disse. Delle decine e decine di volpi che ho ucciso a caccia non provo alcuna pena, mentre della morte di quella volpacchiotta mi sento responsabile come se fosse stato un uomo, un bambino. O sono diventato stupido, oppure invecchiando mi sto sciogliendo come una femminuccia. Al diavolo le volpi uccise a caccia, al diavolo le volpi uccise dalle pantegane del Monte Santa Giustina. Ma non servì a nulla maledire il caso. Talmente persi nei pensieri più tristi erano quegli occhi che alla fine l'uomo scivolò nel sonno vinto dalla stanchezza. Quando però aprì gli occhi poco dopo l'alba non capì subito il perché di quel peso al cuore. Poi, dopo meno di due istanti, ricordò Fuchslein, legata alla fune, il picchetto piantato nella radura sul Monte Santa Giustina, il foro per terra e la piccola volpe scappata chissà dove. Accadde allora che nello stesso istante in cui il tenente si disse «Vabbè, adesso alziamoci e pensiamo alla guerra», mise un piede per terra e un uggiolio spaventato gli bloccò il cuore. Accese il lume, cercò con gli occhi ai piedi del letto, si inginocchiò per terra, guardò sotto al letto e la vide. Vide due occhietti verdi che brillavano riflettendo la luce del lume. Non erano occhi spaventati o arrabbiati, era uno sguardo curioso e sotto sotto anche felice di aver trovato la nuova mamma che gli procurava latte e pane così buoni. Non c'era traccia né del picchetto né nemmeno della corda. Bentornata, Fuchslein, sospirò il tenente pensando alla gioia che avrebbe provato Roberto Chiarani nel rivedere la cucciola, alle feste che le avrebbe fatto, alle due fette di pane della sua colazione a cui avrebbe volentieri rinunciato per darle a Fuchslein. Josef si alzò tenendo Fuchslein in braccio. La volpe allora allungò il collo e infilò la punta del naso sotto la mascella dell'uomo in cerca di quei profumi, di quegli odori che l'avrebbero fatto da guida per la vita intera. Andiamo a mangiare, dai, disse il tenente con un groppo in gola. E vedrai quanto sarà contento di rivederti anche Roberto. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia. L'inverno, dal 1917 al 1918, passò relativamente tranquillo per i soldati della postazione del Narolin. La guerra sembrava essersi bloccata in stallo, messa sotto scacco dalle fatiche, dalle morti che aveva causato fino a quel momento. Anche Fuchslein si abituò ai ritmi di vita del Narolin, dividendosi equamente tra Josef e Roberto. Quando uno era occupato in servizio, la volpacchiotta sapeva di poter trovare compagnia accanto all'altro e viceversa. Un piccolo dramma la giovane volpe lo visse agli inizi di marzo del 1918, quando giunse l'ordine per i Chiarani di recarsi immediatamente al comando distrettuale di Riva del Garda e prendere servizio come aiuto furiere. L'addio fu straziante, specie per i soldati che si commossero nel vedere il loro amico Stanisuze stringersi al petto quel cuscino morbido di pelo fulvo che cercava di divincolarsi dall'abbraccio affettuoso per potersi mettere finalmente a pancia lì in su e farsi così grattare da quell'altro. So che non dovrei rivolgermi così a un mio superiore, disse sottovoce il Chiarani rivolto allo Schneider. Ma la prego, Herr Oberleutnant, abbia cura della nostra Fuchslein. E quando senti che sarà giunto il momento, mi raccomando, la lasci andare libera, senza corde al collo e picchetti piantati per terra. Lei è figlia del bosco, non dimentichiamolo. La sua casa non sarà mai la nostra casa.